siamo a bordo campo con mister Paolo Greco. Più che della partita dobbiamo occuparci, secondo il mio modesto punto di vista, del ritardato soccorso al giocatore rimasto infortunato. Speriamo che non sia nulla di grave. Paolo Greco. Sì, buonasera a tutti. Sì, vabbè, più che altro mi dispiace per Andrea, è vero, anche il ritardo del soccorso, ma ormai a queste cose siamo abituati, purtroppo non perdiamo mai l'abitudine in Italia, messo la Reggio Calabria a merito di avere questi imprevisti, non so, abbiamo pure delle carenze grosse anche negli ospedali, l'ospedale di Melito forse non ha neanche l'ortopedia a quanto dicevano, quindi Andrea ora è andato all'ospedale di Reggio, comunque nulla di grave alla fine, solo una brutta botta, sicuramente starà fermo un po' di tempo, però sopra il ginocchio, sotto il ginocchio, possiamo più o meno orientativamente, io credo a quanto ho sentito sia la tibia, solo la tibia. Aveva naturalmente il parastinchi? Sì, aveva i parastinchi, sono obbligatori ormai, tutti i calciatori ce li hanno, quindi ce li aveva. Comunque è andata così, ora pensiamo solo a lui e al suo recupero. La partita, l'abbiamo detto nel corso della nostra telecronaca, c'era una sola squadra in campo, la Pro Pellaro, che aveva dominato fino a quel momento il lungo e il largo, anche se purtroppo non è riuscita a trovare il pertugio dalle parti dell'ottimo Falcone, uomo ragno, paratutto. Sì, è vero. Oggi siamo stati abbastanza determinati, cosa che magari non abbiamo, la determinazione che ci è mancata in alcune partite invece importanti dove abbiamo magari pareggiato 0-0. Oggi eravamo determinati, ci mancava solo il gol. Sinceramente abbiamo fatto una partita molto buona, stavamo dominando, è la verità. Un campionato dominato dal Ravagnese, ma la Pro Pellaro c'è e potrebbe inserirsi anche in vista degli scontri diretti, eccetera. Sì, al momento sinceramente il Ravagnese sta dimostrando di essere la squadra da battere, è la verità, anche se è un campionato un po' particolare, perché vedi il Ravagnese stesso è una squadra che comunque è prima, però anche il Ravagnese ha perso due partite. Di solito in questi campionati c'è la squadra ammazza campionato, quest'anno invece è abbastanza equilibrato. Nulla togliere ovviamente al Ravagnese, che sta dimostrando sinceramente di meritare ampiamente il primo posto. Gli addetti ai lavori inseriscono la Pro Pellaro tra le candidate alla vittoria finale. Sì, sicuramente credo la Pro Pellaro sia una delle squadre che, anche magari non arrivando prima, sicuramente disputeremo i playoff o quantomeno ci proveremo fino alla fine. Siamo un'ottima squadra, abbiamo perso alcuni pezzi importanti durante il campionato per infortuni, alcuni anche per lavoro, e quindi siamo un po' penalizzati durante le partite, però fortunatamente andiamo avanti. Le squadre allenate da Paolo Greco sono abituate a giocare fuori casa con carattere e personalità a prescindere da ogni cosa, senza subire riverenze, sudditanze, eccetera. Sì, io dico sempre ai ragazzi di giocare in casa e fuori alla stessa maniera, noi non pensiamo molto alle squadre avversarie, pensiamo solo a noi, cerchiamo di esprimere il calcio che prepariamo in settimana, dopo le partite si possono vincere, perdere, pareggiare, ma comunque tu rimani quello che riesci a programmare durante la settimana. Prossimo incontro? La prossima partita giocheremo contro il Ravagnese a Bocale, domenica. Quindi ci sarà lo scontro al vertice? Sì, più uno scontro al vertice, noi cercheremo di recuperare punti su di loro. E loro magari avranno un po' più di tranquillità rispetto a noi, a cercare di non farsi recuperare e nello stesso tempo di allontanarsi di più. Una squadra comunque, la Pro Pellaro, per chiudere, che incanta la platea per la bontà del modulo di gioco e anche per il calcio champagne con le bollicine. Ringrazio per il complimento, cerchiamo di giocare sempre bene, poi l'unica cosa dobbiamo essere più cinici sotto porta, penso che oggi si è visto in maniera eclatante. Mister Napoli, la partita è finita male per quel ragazzo e anche per noi, perché volevamo assistere ad uno spettacolo che fino a questo momento, a quel momento c'era stato. Purtroppo gli episodi di questo genere a volte succedono, purtroppo è successo oggi, credo tra le due, forse non saranno le due migliori squadre, ma sicuramente nelle prime 3-4 ci stanno sicuramente. Hanno giocato alla pari, tutte e due hanno più o meno lo stesso gioco, la stessa tecnica, hanno due allenatori che li sanno mettere in campo, li sanno gestire, quindi le forze si erano equiparate. Purtroppo è successo quello là per una questione umanitaria, anche se dobbiamo segnalare l'inefficienza purtroppo ancora una volta del nostro servizio sanitario, perché è successa una frattura, ma se fosse successo qualche altra cosa, a quest'ora invece di stare qua a fare le interviste saremmo a commentare qualcosa di più brutto. Sì, io direi
più che una questione sanitaria, forse è un problema politico, lo dicevamo, perché non è possibile che con un ospedale a 500 metri noi non abbiamo la possibilità di avere un'ambulanza qui vicino, abbiamo dovuto aspettare, non lo so, 15 minuti. Ma infatti noi con molto ottimismo abbiamo deciso assieme all'altra società di non agire in forma personale, abbiamo lasciato la persona che se ne è fatta male, sperando che da me doveva venire qua un'ambulanza, in 5-10 minuti sarebbe arrivata. Ha impiegato 32 minuti per arrivare un'ambulanza qui a merito. Se vi sembra una cosa normale. Sì, in effetti il problema politico che esiste è quello che la sanità non in Calabria ormai è veramente allo sfascio e lo si vede. Un ospedale come Melito sta quasi per chiudere. Comunque cerchiamo, vediamo in qualche modo di poter commentare anche tecnicamente questo incontro. La Propellaro ha dominato il primo tempo, avete avuto in Falcone un baluardo, però l'unica cosa forse positiva di oggi è che nonostante 4 occasioni da gol della Propellaro non siete andati sotto, ecco, questa è una cosa importante credo a livello psicologico. Allora l'unico nostro punto a favore è questo, che la Propellaro è una squadra veterana del campionato di prima categoria, è stata costruita per vincere il campionato, e il Borgo Cagnanico siamo dei novelli, hanno costruito la squadra per vincere il campionato, quello che stanno ottenendo lo stanno ottenendo sul campo con loro sudore serale, quindi l'applicazione, la bravura di mister Cormaci e tutto il resto. Giustamente quando si incontra Golia con Davide, Davide in qualche modo cerca di difendersi. Sempre la presenza del numerosissimo pubblico, avete riportato l'entusiasmo a Melito grazie a questa squadra, e possiamo comunque anche dire che il vostro campionato si fa importante ora. Quando è che lo vogliamo dire questo? Ve lo chiedo ogni settimana, ma quando è che cominciamo a dire che il Borgo vuole volare? Allora, oggi poteva essere la giornata in cui avremmo potuto sbilanciarsi in qualche modo. Comunque, tornando a Melito Sportivo, tornando a quel gruppo di ultra che ormai sono 3 domeniche che ci accompagna, credo che giocare per loro sia una cosa a questo punto importante, nel senso che fanno sacrificio a spendere soldi sicuramente, a incitare la squadra. È come tutte le tifoserie che meritano di avere una squadra competitiva e anche che gli possa promettere qualcosa per il prossimo anno. Ora la prossima partita? La prossima giocheremo col Palizzi e poi, se noi pensavamo di fare una bella galoppata queste 3 partite per prepararci al meglio l'ultima dell'anno andando a giocare con Ravagnese, perché l'ultima ce l'abbiamo con Ravagnese, quindi pensavamo appunto di regalare a Melito qualcosa di buono per Natale. Dir Foti, dirigente della Propellaro, intanto parliamo un po' del ragazzo, del giovane Colo, che è successo, se possiamo sapere, diciamo, l'infortunio, se è gravissimo oppure un infortunio soltanto, diciamo, grave che si può risolvere in poco tempo. Dunque sembrerebbe comunque una lesione dell'arto, chiaramente, che il ragazzo ci toccava, dell'arto destro. Certo, adesso non sappiamo, ma attendiamo chiaramente gli esiti del radiografici che sicuramente diranno con certezza l'esito del danno. Chiaramente speriamo che sia meno di quello che chiaramente il ragazzo si lamentava, quindi il dolore sicuramente sarà stato abbastanza forte. Credo insomma che sia una cosa risolvibile, diciamo, senza dover predisporre operazioni chirurgiche o quantomeno protesi da questo punto di vista, anche per lui, anche per il recupero del ragazzo stesso, che noi chiaramente per noi è una pedina importante che perdiamo in un punto del campionato, insomma, che ci poteva essere molto utile. La prossima sarà uno scontro diretto con con la prima del girone, insomma. Quindi è chiaro che non succedono in un momento buono sia per la Propellaro, ma chiaramente anche per il ragazzo stesso, che sta passando sicuramente un guaio da questo punto di vista. Speriamo che tutto si risolva per lui nel minor tempo possibile.
Avete costruito una squadra per diciamo, arrivare primi, diciamolo chiaramente. Avete dei grossi giocatori, già si vede anche da Leonardi e la sua esperienza. Qui siete venuti anche senza timori irreverenziali. Commentiamo per quel che si può l'incontro di oggi, che nel primo tempo avete dominato. Ma è chiaro, parlando dell'incontro di oggi, che fino al momento dell'infortunio di gol, chiaramente per noi c'è molto rammarico, insomma, perché siamo andati davanti al portiere due volte, diciamo, in maniera plateale, abbastanza facile, sembrava facile, insomma, poterla spingere in porta questa palla. Chiaramente le occasioni non ci hanno favorito. Stava, diciamo, il primo tempo si è concluso in un momento favorevole per noi, poteva esserlo anche il secondo, ma chiaramente questo guaio, insomma, del giovane, del difensore Colo, chiaramente interrotto questa sicuramente voglia di vincere, perché abbiamo avuto dei passi falsi che potevano essere evitati. Siamo ancora lì, è chiaro che la squadra ha degli obiettivi, la dirigenza sempre stessa si è prefissata obiettivi all'inizio dell'anno, abbastanza, diciamo così, principalmente per poter accedere sicuramente ai playoff in maniera tranquilla, se non vincendo il campionato stesso in maniera diretta. È chiaro che bisogna fare fronte anche con queste diciamo, queste cose che succedono durante il percorso, che possono cose che succedono. Speriamo comunque di concludere il campionato, ecco, nelle prime tre, per accedere ai playoff abbastanza facili. L'ultima domanda è: ora affronterete la prima della classe, quindi per poter riuscire a vincere il campionato, come affronterete questo incontro, almeno per arrivare a pochi punti? Dovete per forza giocare per vincere? Assolutamente sì, anche se credo che specialmente il giorno di ritorno, voglio dire il giorno di ritorno ancora di più, visto che inizio campionato, bisogna prendere una corsa per essere un pochino, per arrivare al giro di Bob in discesa. Chiaramente l'incontro col Ravagnese, che si prospetta la prossima settimana, è un incontro, come si dice così, al formicotone, perché è chiaro che noi abbiamo le ambizioni, le stesse ambizioni che ha il Ravagnese. Chiaramente il Ravagnese sta concretizzando meglio di noi il suo percorso di campionato, diamo merito alla dirigenza e ai ragazzi del Ravagnese. Chiaramente noi venderemo cara la pelle in casa, è chiaro che è uno scontro diretto, anche se i due scontri che ci hanno preceduto in Coppa Italia il Ravagnese ha fatto vedere, diciamo, in magari ancora i ragazzi in fase preparativa, quindi forse sono trovati un pochino in così spaesati. Loro hanno creato un bel gioco, quindi hanno vinto nei scontri, diciamo, in Coppa Italia. È chiaro che speriamo di cambiare questo, l'esito delle prime due partite, i primi due scontri in campionato, chiaramente a nostro favore, sperando che i ragazzi, con tutte le nostre assenze, che veramente sono assenze importanti, di poter comunque sperare in una vittoria. Grazie. Grazie a voi e grazie alla Melito TV, grazie all'ospitalità della Valle Grecanica, che è stata eccezionale, quindi possiamo solo sperare che il giovane Collo si riprenda il più presto. Borgo Grecanico, scusate. Antonio Cormaci, più che altro dobbiamo parlare dell'infortunio occorso al giocatore della Pro Pellaro. Sì, purtroppo. Tra l'altro poi Andrea giocava con me in eccellenza, quindi era uno dei miei fuori quota quando allenavo la Melitese, quindi è un ragazzo che nel primo tempo ha rimesso la spalla a posto a Ielo, quindi è un fisioterapista, purtroppo poi è capitato a lui, quindi non lo so, oggi già l'infortunio di Ielo, poi dopo quest'altro di Andrea, onestamente dispiace, perché era una bella partita, ci stavamo divertendo, insomma il Pello lo sapevamo che era forte, quindi non l'abbiamo scoperto oggi. E purtroppo con l'arrivo dell'ambulanza dopo una mezz'ora, perché purtroppo l'ambulanza di Melito era già uscita, quindi mi hanno chiesto al 118 se volessi far arrivare l'ambulanza di Palizzi, quindi il tempo di arrivare, insomma, ci è voluto. Poi dopo mezz'ora, onestamente, ricominciare a giocare con Andrea a terra che gridava, i suoi compagni soprattutto, ma anche pure il nostro giocatore, che fortunatamente, e soprattutto a gioco fermo, come è successo a Ielo, ha subito
questo infortunio. Secondo me non sarebbe più stata una partita di calcio, poi era passata più di mezz'ora, rischiavamo altri infortuni secondo me, quindi abbiamo chiesto, abbiamo parlato con l'arbitro se ci tutte e due le società di interrompere questa partita, anche perché non c'era più lo spirito giusto secondo me per continuare a giocare. Mi dispiace per le persone, tante persone occorse qui a vedersi questa bella partita. La rifacciamo da zero, cerchiamo ancora di più di fare qualcosa di bello sia per il paese di Melito, ma soprattutto per questo campionato e per i nostri tifosi. Per un'ora è stato un match assolutamente regolare, e tant'è vero che l'arbitro non ha estratto cartellini gialli e rossi di sorta. No vabbè, ma noi, io nel pelo avevo giocatori che avevano già giocato con me, con il mister siamo amici da 20 anni penso, quindi cioè, è bello giocarsi le partite, si vince, si perde e poi finisce là, non bisogna andare a fare polemiche, non bisogna dire niente, cioè, dispiace solo che è stata interrotta questa partita per questo motivo, speriamo che Andrea si riprenda presto. Mi è piaciuto il coro dei tifosi nostri che hanno dedicato ad Andrea, quindi che dire, da lunedì iniziamo a allenarci e pensiamo alla partita di sabato col Palizzi. Non è il caso di chiamare in causa la Lega, e tuttavia per quanto riguarda la situazione sanitaria bisogna pur prendere qualche iniziativa. È un problema gravissimo perché ora è un infortunio alla gamba, il ragazzo ha sofferto per il dolore e tutto il resto, ma se fosse stato un incidente più grave, magari alla testa, secondo me oggi... Si rischiava la tragedia, la disgrazia. Certo, perché poi ovviamente il tempo per... di quello che so io, poi questi sono pure, credo, volontari, quindi non è una cosa... cioè non so, noi in Calabria siamo pieni di manager ospedalieri e via dicendo che prendono 300-400 mila euro, cioè no, possibile che non si possa attivare una seconda ambulanza per un'emergenza del genere in un'area grecanica che è vasta, cioè noi l'ambulanza è normale che... Oltre 50.000 assistibili. Su 50.000, un'ambulanza per 50.000 persone credo sia pochino, anche perché non si sa, possono succedere 3-4 eventi in contemporanea, già averne una sola secondo me è una cosa gravissima. Per un'ora di gioco avete retto in qualche maniera, sia pure con l'uomo ragno nelle vesti di baluardo paratutto. Sì, Falcone ma sta disputando un buon campionato, quindi non lo scopriamo oggi, anche in altre partite ci aveva salvato, poi lui il portiere è in porta per parare, lui si è trovato pronto, in settimana abbiamo preso un altro portiere perché avevamo solo lui, poi di solito viene in panchina il portiere della Juniores, ma è un ragazzo di 15 anni, quindi magari... avendo aperto il mercato abbiamo avuto la possibilità di prendere Zito dal Bocale e l'abbiamo fatto, anzi ringrazio i dirigenti del Bocale che ci hanno dato sto ragazzo perché hanno pensato a noi, era in uscita, mi sono sentito con la face e abbiamo fatto subito la cosa in modo veloce e oggi già era in panchina. Abbiamo preso qualche altro giocatore. Tipo Foti, un ritorno di fiamma. Sì, dopo 6-7 anni abbiamo ripreso Demetrio Foti che giocava con me con la Melitese, ma anche Scaramuzzino che era con me in eccellenza. Insomma, stiamo cercando, abbiamo preso anche dalla Pro Pellaro un altro Foti che è un 98 che giocava con noi in terza categoria, in seconda, negli allievi. Insomma, stiamo cercando di tra virgolette... rinforzare un pochettino la cosa, anche perché ormai siamo qua nel ballo, dobbiamo cercare di salvarci sempre, però dobbiamo cercare anche di fare più punti possibili, quindi avere qualche giocatore in più ci può essere utile. Non era una partita di Serie C, tuttavia la coreografia
la superava in certi frangenti. Sì, bello l'ingresso a mo' di processione dei tifosi a inizio gara, ma avevano detto che volevano fare qualcosa di particolare, ci sono riusciti, insomma è bello, arrivederci, è bello avere dei ragazzi che ci seguono anche al Sant'Agata, voi non c'eravate, c'era un buon numero di tifosi che hanno tifato fino a, anche quando eravamo sotto di 2 gol, quindi sicuramente è bello avere dei tifosi che ci danno quella spinta in più, li ringrazio davvero perché sono dei ragazzi che conosco da parecchio, sono dei ragazzi che praticamente o chi si è allenato con noi o un ex giocatore, poi per problemi di studio magari sono andati via, quindi è bello, mi chiamano dall'università, loro sono fuori, magari vedete mister arriviamo venerdì, stiamo preparando questo, insomma dai, è una cosa che mancava, abbiamo risvegliato un paese quasi morto come merito su questo, quindi io gli ho detto oggi ai ragazzi vedete di non toppare la partita perché oggi è la dimostrazione che noi abbiamo risvegliato un paese che era morto calcisticamente, perché vedere tutta questa gente che viene a vedersi incuriosita pure da noi è una cosa che ci deve dare stimolo e ci deve riempire d'orgoglio. Peones, campesinos e aficionados sulla gradinata, ma dall'altra parte della sponda, cioè sulla tribuna, numerosi skinhead e hooligans. Sì, io non so se, secondo me gli hooligans erano da quest'altra parte, gli skinhead da quell'altra, perché magari vicini non possono stare vicini. A parte le battute, a parte gli scherzi, tu hai il tuo linguaggio colorito che piace tanto a Ivano Verducci, secondo me, che è nato ottima spalla, secondo me avete davvero formato una coppia importante e piacevole, perché io mi rivedo sempre le partite, le vostre telecronache non sono né banali, e soprattutto sono attente e gustose. E va dato atto a Ivano in conclusione di questa nostra telecronaca e anche delle interviste che abbia proposto ad inizio di telecronaca un minuto di raccoglimento per onorare le vittime di Ancona. Sì, purtroppo noi non possiamo prendere questa iniziativa perché è sempre la Lega a scegliere, infatti noi volevamo pure fare il minuto di raccoglimento in onore del nonno di Antonio Manganaro, oggi mi è piaciuto il gesto di Sgro che gli ha ceduto la fascia di capitano perché in settimana è morto appunto Concetto Manganaro, che era, voi non lo sapete, ma era negli ultimi mesi. Lui non vedeva l'ora di rivedersi la partita perché gli raccontavano magari i suoi nipoti come è stato e lui non vedeva l'ora di vedere alla TV le gesta anche del nipote. Quando le prime partite perdevamo gli diceva insomma non vincete mai, insomma si era legato a noi e infatti sono orgoglioso del fatto che gli abbiamo 2 giorni prima, forse un giorno prima che morisse, gli abbiamo dato la maglia del Borgo e lui era felicissimo di questa cosa e soprattutto ha detto che non glielo voleva dare a nessuno, che era sua e guai che gliela toccava. Ringraziamo anche Bruno Taverna, infaticabile Stakanov, che i crampi lo stanno assalendo, non ce la fa proprio, e gli cediamo ben volentieri la linea. Linea Bruno Taverna.